Prima Fila, il teatro a Bologna e provincia, a cura di bolognateatro.it. Bentrovati da Carlo Magistretti e dalla redazione di bolognateatro.it, il sito per chi ama il teatro a Bologna e provincia. Prima Fila, calendario degli spettacoli. Questi alcuni degli spettacoli segnalati dalla redazione di bolognateatro.it. Al Teatro Il Celebrazioni, dal 4 al 6 novembre alle 21, la domenica alle 18, Calendar Girls di Tim Firth con Angela Finocchiaro, Laura Curino e Ariella Reggio, regia di Cristina Pezzoli. Al Teatro Duse, il 7 novembre alle 21, Film Music, concerto di musica da film con l'Orchestra Senza Spine. Ai Teatri di Vita, il 3 e 4 novembre alle 21, Motus in Middlesex, con Silvia Calderoni, drammaturgia di Daniela Nicolò e Silvia Calderoni, regia di Enrico Casagrande e Daniela Nicolò. Scarica la nuova app di Bologna Teatro e sarai sempre aggiornato sugli spettacoli a Bologna e provincia. Notizie, interviste, recensioni, video. Ascolta le interviste ai protagonisti, approfondisci gli spettacoli in evidenza, leggi le nostre recensioni. Aggiornamenti sulle modifiche ai programmi dei teatri, suggerimenti su cosa fare prima o dopo teatro. Scaricala subito dal Google Play Store. Prima Fila, Magazine. Filippo Vernassa, il Teatro Il Celebrazioni, seconda stagione per quanto riguarda la tua gestione. Dopo una stagione iniziale che è andata molto bene, c'è un 2016-2017 con più di 40 spettacoli. Sì, l'andamento è stato positivo, 800 spettatori a singola recita e 60.000 è stato il pubblico che da Bologna e dalla regione ha partecipato alla prima stagione del nuovo corso. Sottolineiamo il nuovo corso perché il Celebrazioni è un teatro storico che non meritava la chiusura e che meritava un restyling per poi tornare. Il nostro obiettivo, come dicevamo prima in conferenza stampa, è quello di farlo tornare tra i primi 10 teatri a livello nazionale. Quindi insomma ripartiamo forti da questi numeri, il pubblico ha abbracciato la stagione e ha abbracciato il teatro, questo era un dato per noi importante. Da oggi riparte non la stagione ma un intreccio di stagioni dove avremo la prosa, drammaturgia contemporanea, insieme a grandi interpreti, ne citiamo solo alcuni, Raul Bova e Chiara Francini, Giuseppe Giacobazzi, Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta, una meravigliosa inaugurazione con Angela Finocchiaro e Calendar Girl, testo premio Pulitzer come testo, come libro, e uno dei testi più belli perché tratta del sociale, una tematica molto, molto importante, quindi la forza delle donne che si mettono a fianco ai mariti che hanno perso il lavoro nell'Inghilterra di 10 anni fa. Poi dopo ci sarà la danza, danza contemporanea, 7 appuntamenti, un'ampia sezione dedicata, una scuola di danza residente presso il Teatro Celebrazioni, compagnie, l'ospitalità, quindi anche dei workshop con compagnie nazionali ed internazionali, sempre ne citiamo alcune, poi invitiamo il pubblico a scoprire la stagione sul sito del teatro, David Parson Dance Company, il Balletto di Roma, un'eccellenza italiana, il Balletto di Mosca, la Classique, Evolution Dance Theater e tanti altri. Cataclò anche. Cataclò assolutamente, diretti da Giulia Staccioli e tanti tanti altri appuntamenti. Questo perché il percorso, una contaminazione di generi con un percorso ben coadiuvato e ben delineato nella contemporaneità. Beh, ci sarà una nuova sezione, un ampio contenitore che conterrà appunto autori o registi dell'oggi, perché il Celebrazioni, non lo scordiamo, è un teatro che fatto da persone che vuole parlare alle persone e oggi con le persone ci devi parlare col linguaggio di oggi se vuoi avere successo. Il contemporaneo che cosa racchiude? Racchiude Federico Buffa che ci parlerà delle Olimpiadi del 36, giornalista di Sky, uno straordinario Vittorio Sgarbi proprio perché affronteremo la figura, la vita e le opere del Caravaggio, autore contemporaneo nel contemporaneo lo definisce, uno splendido ritorno Paolo Rossi con Teatro Canzone sulle note di Gian Maria Testa, uno straordinario Comaschi con Ma tu ci sei su Facebook, quindi gli aneddoti della nostra vita sociale, divertentissimo, e tanti e tanti altri appuntamenti. Quindi un macro contenitore con un abbonamento libero, chiaramente dove il pubblico potrà giocare a seconda dei propri gusti e delle proprie scelte. Poi c'è spazio alla musica, c'è spazio ai family show.
Sono tantissime, certo, Samuele Bersani, Tiro Bancino, i Gospel, i Family Show, Il Piccolo Principe, uno dei testi che io amo di più, con questa compagnia straordinaria che è in tour da 10 anni con più di 600 repliche, quindi spettacoli pensati per le famiglie e pensati per i bambini, proprio perché è importante educare il pubblico dei giovani parlando il loro di linguaggio, non solo, come diceva mio padre, non solo deportandoli dalla scuola al teatro, ma anche che siano loro un po' il traino, no? Che siano loro lo stimolo per il genitore per andare a teatro. E lo fai con Christmas Carol, il grandissimo successo americano, un musical, con Il Piccolo Principe, con Giallo a Broadway, con una bellissima collaborazione col Bologna Festival, quindi dove musica e recitazione si incontrano, perché è bello anche far scoprire la musica alle nuove generazioni, no? Questo e tanto altro al Celebrazioni, che quest'anno appunto si presenta in tutta la sua completezza, in tutta la sua bellezza. Il Teatro Celebrazioni con voi. Con voi. E anche per questa puntata è tutto. Per ascoltare la versione integrale di queste interviste e approfondire questi ed altri spettacoli, visitate bolognateatro.it, il sito per chi ama il teatro a Bologna e provincia. Da Carlo Magistritti, grazie per l'attenzione.